Che memorizzare un processo di biochimica? Posso sentire se stai nel lugar corretto, perché oggi per rispettare la magia della tua mente voglio spiegarti come farlo applicando la tecnica di apprendizaje visual e creativo. Però prima non ti dimentichi di iscriverti al mio canale YouTube per stare sempre al día, a cercare di nuovo contenuto sopra mente, apprendizaje e sviluppo personale. Con una alunna la settimana passata stavamo lavorando... Questo processo, la glicolisis, dove hai una molecola che si trasforma in un'altra attraverso reazioni enzimatiche. Come possiamo eh, memorizzare un processo, soprattutto quando si tratta di un processo molto, molto largo? Lo primero che tendremo che hacer sarà trasformare cada molecola in una imagen tangibile e chiara. Por esempio, questo processo empieza con la glucosa. Trasformare la glucosio in un'immagine è molto facile perché la glucosio può essere me per esempio con un caramello. Assì che il caramello sarà il mio elemento chiave della storia che sarà a disarrollare. Al ser una storia molto molto larga, incluso demasiado larga, ti accorgeria di dividirla in trositos e di dividere il processo in partes e cada parte cada parte creare una storia e cada storia ponerla in un'abitazione specifica di un palacio della memoria. Así che a vedere, per esempio, il primer trosito della glicolisis. Tenemos a la glucosa, luego tenemos un enzima che si chiama exokinasa, che trasforma la glucosa in glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, a sua vez, grazie all'azione di un'altra enzima che è la fosfoexosa isomerasa, si trasforma in fructosa 6-fosfato. Come facciamo per ello. Bene, abbiamo detto che la glucosa la trasformiamo in un caramello. E la exokinasa? Exokinasa, parlo di kinasa, mi fa connettersi con Kino, che è l'illustratore che creò Mafalda. Quindi Mafalda può essere un'immagine di exokinasa. Il 6-fosfato, già che la seguente molecola è glucosa 6-fosfato, può fosfato, mi fa connettersi con una seriglia. Quindi si involverà a ponere il caramello traverso, lo potrò dare per supposto, mi immaginerei a una cajita di serillas. E il numero 6 lo puedo dare per supposto, perché se sto studiando questa assignatura, so che sto parlando di molecole di 6 atomi di Así Quindi potete immaginarmi che cuoco un caramello, per farlo, ma è spettacolare, un caramello gigante, e se lo regalo a Mafalda, alla piccina Mafalda. E Mafalda, invece che que comersi questo caramello, inizia a darle fuoco con... Un, una serie di eh, seriglie questo mi fa connettere che di glucosa attraverso la l'hexokinasa passo a ottenere la glucosa 6-fosfato se chiesi di adelante, avanti dovrei ora trasformare la sigliente enzima in en un'altra immagine qual seria la sigliente enzima in en questo caso? seria la fosfohexosa isomerasa che mi fa arrivare a una molecola di fructosa 6-fosfato Fosfoexosa isomerasa. Se sto studiando biochimica, posso dare per supposto fosfoexosa, perché in realtà stiamo lavorando la molecola anterior, che tiene un nome parecido. Isomerasa mi hace connettere con Isabella, sicché, per esempio, Isabella Pantoja potrebbe essere la seguente enzima in questa parte del processo, che mi trasforma la molecola in fructosa 6 fosfato. Así que, dopo de averle dato fuoco a questo caramello, questo caramello, ya se lo passamos a eh, Isabel Pantoca, che eh, empieza a cantare, per esempio, e trasforma il caramello in una manzana, che sarebbe un'immagine imagen di fructosa. E questa è storia dove la pondria? Per esempio, è en la entradita del mio palazzo della memoria, da de tal che incontrare la prima parte del processo nella en la la seconda parte nel salon, la terza parte nella cucina. E si a seguir mantenendo un ordine e non tenendo che ricordare una storia desde principio hasta il finale, sino potendo ricordare trocitos di storia e connettare con ellas attraverso un passaggio mentale e nel palazzo della memoria. spero che questo video ti abbia risultato utile. Se sì, soscrivetevi al mio blog e sigamele. E Instagram mi Scomo Trombetta Federica. Hasta luego!